Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, inizia la sua carriera televisiva a Telemonte Carlo, dove esordisce con lo show Attenti al dettaglio nel 1991, per poi partecipare, nella stagione 1991-1992, al programma sportivo Qui si gioca, con José Altafini, nel quale, svolgendo il ruolo di valletta, forniva alcune statistiche del campionato di calcio in corso di svolgimento, sullo stesso canale. Dal marzo 1992 prende parte al programma Per ragazzi amici mostri e nella stagione 1992-1993 conduce insieme a Umberto Smaila il Varietà 93. Nel 1994 appare in Rai affiancando Gigi Sabani a Il grande gioco dell'oca su Rai 2. Alessia Marcuzzi è tornata in televisione lo scorso mese con il programma di sua ideazione Boomerissima, il varietà misto a game show che fa scontrare tra loro le generazioni dei boomers e dei millennial. Sta riscuotendo un ottimo successo, sia in televisione che sui social. Ma allora che cosa è successo? Come hanno annunciato i vertici Rai, il prossimo appuntamento con Boomerissima, previsto per martedì 7 febbraio, non andrà in onda. Da Viale Mazzini era stato deciso di prolungare lo show con una quinta puntata, ma non andrà in onda quando era stato previsto. Il motivo è molto semplice. Questa settimana andrà in onda il Festival di Sanremo 2023, il nuovo appuntamento con Boomerissima. Infatti, verrà posticipato di una settimana, e lo scontro generazionale tra boomers e millennials andrà in onda il prossimo martedì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. D'altronde queste saranno giornate molto piene per Alessia Marcuzzi, che come ha annunciato nel corso dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, ha accettato di partecipare a un nuovo progetto. La conduttrice, infatti, affiancherà Rosario Fiorello nel dopo festival, Viva Rai 2, Viva Sanremo. Fiorello mi ha detto, sarai tu la donna del mio festival, ha rivelato Alessia Marcuzzi di fronte ad una proposta del genere. L'ideatrice di Boomerissima non ha potuto fare altro se non accettare con grande entusiasmo.